Buongiorno a tutti, diamo subito inizio alla conferenza stampa sui praticamente 5 anni dal sisma e passo subito il saluto innanzitutto che ricorre praticamente... Babini, dico. Ah, c'è l'ingegnere Babini, le preghiamo di avvicinarsi. Saluto tutti quelli che sono in presenza e anche tutti quelli che sono collegati digitalmente a questa conferenza stampa. Mentre l'ingegner Babini si accomoda sul tavolo dei relatori, passo subito la parola all'assessore Castelli per l'illustrazione della relazione. Bene, allora abbiamo... Buongiorno a tutti, un saluto anche a chi ci segue da... Ecco, saluto a tutti i consiglieri e a chi ci segue anche dal remoto. Il tema fondamentale che abbiamo voluto evidenziare in occasione dell'anniversario del 5° anno della seconda e terza scossa, 26 ottobre e 30 ottobre, è che il terremoto non è solo una questione di ricostruzione fisica, non è solo questione di calcestruzzo, è anche questione di una visione, un modello che fa di questo nostro entroterra colpito dal sisma uno dei luoghi dove veramente si sta sviluppando una sperimentazione. Come rilanciare aree interne che oltre al terremoto hanno subito prima una grave recessione socio-economica che ha riguardato tutte le Marche, dopo la crisi sanitaria. Quindi non dobbiamo pensare che l'obiettivo sia quello di far riportare le lancette al 23 agosto del 2016, ma di fare qualcosa di diverso e di più in maniera tale che ci sia l'evoluzione necessaria per salvaguardare questi borghi, questa ricchezza e questo patrimonio che stiamo cercando quindi di rendere oggetto non solo principalmente di ricostruzione fisica con il rilancio che ha dato all'attività dell'USR anche l'ingegner Babini, ma anche di prevedere una visione delle cose del mondo che possa rigenerare quei luoghi. Da qui le iniziative anche dell'assessore della cultura, di cui dirà lei dal punto di vista culturale, e molto altro che passiamo rapidamente in rassegna. Innanzitutto voi sapete che il terremoto del 2016, la sequenza è soprattutto una questione marchigiana, senza nulla togliere le altre regioni, ma il 40% del nostro territorio regionale è stato fortemente colpito e lesionato da questa calamità, che, ripeto, si è scaricata su luoghi in cui la gelata demografica e la decrescita stava già evidenziando degli allarmi che non vogliamo sottovalutare ora, ma dobbiamo rendere, ripeto, oggetto di una politica molto più orizzontale in questo senso, che non c'è tema, non c'è argomento sociale che non meriti di essere declinato nel nostro concetto di ricostruzione in senso ampio. Da questo punto di vista ne parleremo fra poco, ma nelle slide vedrete innanzitutto dei numeri importanti. Sono 1821 i marchigiani che in quest'ultimo anno sono tornati a casa, ovvero non percepiscono più il CAS, a dimostrazione di quella accelerazione che si è prodotta soprattutto tra ottobre novembre dell'anno scorso ed oggi, grazie anche a una enorme serie di decretazioni amministrative che hanno visto il nostro ufficio speciale per la ricostruzione protagonista di questa fortissima accelerazione. Io qui apro e chiudo una parentesi perché poi sarà il Presidente a farlo. La ricostruzione privata è stata molto accelerata, attenzione perché i dati ci dicono che da luglio in poi alcuni fattori esogeni a quelli amministrativi che ricadono nella nostra disponibilità amministrativa e giuridica rischiano di rallentare il meccanismo della ricostruzione. Sono il caro prezzi, i materiali, il più 243% del ferro, voglio dire, è lì a dimostrare quanto sia complicato per un imprenditore accettare un incarico di ricostruzione lieve, dico per dire, e poi dover rispettare un preziario che è piuttosto asciutto, perché il preziario del sisma è un preziario abbastanza, diciamo, poco generoso rispetto al sisma bonus, per esempio, perché tante imprese
questo è il secondo problema, in questo frangente così complicato decidono di dedicarsi al sisma bonus piuttosto che alla ricostruzione. È un rischio oggettivo che noi verifichiamo proprio giornalmente. Il terzo tema è quello delle macerie, perché in molte zone del cratere gli impianti, pur avendo teoricamente la possibilità di ricevere ancora macerie, hanno i piazzali che sono pieni di materiale. Su questo ci stiamo lavorando, soprattutto anche d'intesa con le province e con la struttura commissariale, su due versanti. Il primo, introdurre una norma che possa consentire in maniera semplificata la variazione della destinazione urbanistica di terreni, ad esempio a uso agricolo, per poterli adibire a depositi temporanei. La seconda cosa, semplificare le norme sulla rinaturalizzazione delle cave, perché gli aggregati riciclati sono, nel nome dell'economia circolare, diciamo uno degli strumenti migliori per poter tombare cave e rispettando complessivamente gli equilibri del sistema. Certo è che, dati alla mano, noi la variazione percentuale in aumento delle pratiche che sono state decretate è del più 80%. Quindi 1.800 persone tornano a casa e tante ancora ne devono tornare, perché sono ancora 16.000 marchigiani che sono fuori di casa e percepiscono TAS, ma sicuramente l'impostazione semplificata e accelerata ha dato buona prova di sé. Nonostante questo, noi stiamo, insieme alla riorganizzazione, allestendo i principi che dovranno ulteriormente riorganizzare e potenziare l'USR, sotto il profilo soprattutto della capacità amministrativa di fare gare e smaltire procedure per l'individuazione delle ditte, perché è il tema dei temi, quella di avere un set di soggetti che, d'intesa con le varie stazioni uniche appaltanti, possono aiutare i comuni ad affrontare le non poche traversie che si collegano alle procedure di gara. Da questo punto di vista sono circa 20 gli esperti giuridico-amministrativi che sono a disposizione per questo rafforzamento, in particolare delle procedure di gara. Dicevamo prima della ricostruzione privata, che ha avuto questa accelerazione. Diversa è la situazione della ricostruzione delle opere pubbliche. Da questo punto di vista stiamo definendo il nuovo piano scuole che abbiamo proposto all'approvazione della struttura commissariale. Con il commissario ho parlato recentemente, speriamo entro la prima decade di novembre di avere risposta positiva rispetto alla proposta che riguarderà sia nuove scuole da inserire ex novo nel piano delle scuole da ricostruire, sia integrazioni finanziarie relative a plessi già presenti negli elenchi ma muniti di una dotazione finanziaria insufficiente. Parliamo di 470 milioni che complessivamente potranno riguardare la realizzazione di scuole nel cratere e fuori dal cratere, perché da questo punto di vista l'impostazione che ci siamo dati è seguire lì dove il danno si è presentato e non solo la delimitazione amministrativa del cratere. Grazie all'intervento passiamo ora a quello che è l'insieme di interventi collaterali ma decisivi che, soprattutto su impulso del Presidente Acquaroli, abbiamo voluto introdurre. Innanzitutto il CIS-SISMA, 100 milioni di euro, probabilmente ve ne saranno almeno altri 50 o 75 da integrare con ulteriori strumenti finanziari per la rigenerazione socio-economica del territorio. 900 milioni che erano stati richiesti e progettati, la dotazione era minore rispetto alle attese e alle aspettative, stiamo lavorando per rafforzarla in maniera tale che si possa dare corpo a ulteriori progettualità. Nell'ambito del PNR Sisma, di cui stiamo stabilendo proprio in questi giorni e mesi l'impostazione, ci sono poi, ripeto, su questo la sollecitazione del Presidente Acquaroli è stata continua e decisiva, siamo riusciti a ottenere finanziamento per 100 milioni di euro
per liberare le aree del cratere dall'isolamento infrastrutturale. Parliamo della grande viabilità, della viabilità ANAS, progettazione e realizzazione del primo stralcio della Caldarola-Sarnano, progettazione e realizzazione del primo stralcio della Sarnano-Amandola, progettazione e realizzazione del primo stralcio Amandola-Servigliano e la progettazione della Ascoli-Teramo. Qual è l'idea? L'idea è quella del master plan infrastrutturale che è stato già proposto per la riorganizzazione della grande viabilità delle nostre Marche dall'assessore Baldelli, ovvero riuscire da Fabriano in giù fino ad arrivare a Teramo finalmente a dare corpo a questa pedemontana di cui tutti hanno sempre vagheggiato la possibilità di costruzione, che non si era mai riuscito a mettere a terra in maniera molto importante. Quindi è la dorsale, quella che potrebbe ad esempio evitare a Babini, Castelli e Latini di stare, no, 40 minuti lungo l'autostrada perché quando dobbiamo andare nell'entroterra. Però questo sarà un elemento decisivo. L'impegno di ANAS è quello di completare poi il finanziamento nei prossimi contratti ANAS, rispetto ai quali però queste prenotazioni di risorse saranno decisive. Sulle aree interne e sull'azione che più in generale la nostra giunta ha concentrato sui borghi, dirà probabilmente l'assessore Latini e il presidente, ma quello che vi vogliamo evidenziare è l'assoluta convinzione di questa giunta del fatto che il riequilibrio territoriale fra est e ovest della nostra regione è fondamentale, che l'entroterra ha una dignità pari alla costa, senza nulla togliere la costa, perché sulla costa ci concentriamo per quel che vale, per quel che è merito, ma evitando di avere un corpaccione regionale in cui un braccio è fortemente astenico, vilipeso e debole, e l'altro invece è troppo forte. La soluzione, l'elemento centrale è proprio questo, ed è un'idea che noi collaboriamo, che noi costruiamo d'intesa con l'Umbria e con l'Abruzzo, e per quello che ci concerne anche il Lazio, ovvero l'idea di un'area appenninica del centro Italia che torna forte, torna brillante, dopo che ha dato fra l'altro lustro alla nostra civiltà, voglio dire, occidentale e italiana, perché da lì nasce. In questa logica noi, sempre nel fondo complementare PNR, abbiamo chiesto e ottenuto che vi fosse anche spazio per uno studio strategico di riutilizzo delle SAE, dove sarà possibile, dove sarà opportuno, dove i comuni concorderanno in questo progetto, perché in qualche caso la SAE sarà dismessa, in altri casi potrebbe essere un luogo dove si rifunzionalizzano aspetti della città, mi riferisco a possibilità di utilizzarle per, come cottage turistici, piuttosto che come luoghi dove destinare i giovani europei che vengono a fare l'Erasmus a Pieve Torina o ad Arcola del Tronto, o ancora come luoghi, perché no, di co-working, nel caso in cui vi sia la possibilità, con la connessione digitale adeguata, di lavorare, per chi vuole venire a fare il turista o chi vuole rimanere in quei luoghi, dalle aree SAE. Della pedemontana ho detto, non è solo la grande viabilità e non è solo la viabilità che prima ho citato ad essere stata valorizzata dall'intervento della giunta, è tutta una serie di derivazioni stradali che noi abbiamo voluto dettagliare a pagina 12, che riguardano il primo lotto della Fabriano Matelica, il secondo lotto della Matelica Castelraimondo, il terzo lotto della Castelraimondo, Castelraimondo Nord-Sud, l'innesto sulla 77, l'intervalliva Tolentino-San Severino, vado rapido perché, ma che sono citazioni che definiscono un'idea che noi abbiamo particolarmente nitida, che ovvero il superamento delle difficoltà di trasporto è una precondizione perché la ricostruzione abbia un senso e perché si possa allontanare il rischio che le case, una volta ricostruite, debbano rimanere drammaticamente vuote. Questo è il vero tema. Quindi non com'era dov'era, ma qualcosa di più, come deve essere in un mondo riequilibrato e riarmonizzato grazie a interventi complessivi.
Sui borghi, le aree interne, a pagina 14, magari può dire l'assessore Latini, perché parliamo di tante iniziative, le richieste al governo che il presidente Acquaroli si appresta a fare, che sono determinanti, perché in questo momento lo sforzo che sta facendo la Regione Marche, d'intesa per carità con la struttura commissariale che ringrazio, il commissario Legnini c'è un rapporto corrente, è la proroga del super bonus 110 per le pratiche del sisma. Sabato dalla Badia di Fiastra tutti insieme abbiamo lanciato questo monito e poi sarà il presidente. È questione di vita o di morte. Se non ci sarà la proroga del super bonus per tutto il periodo dell'emergenza e quindi la proroga della possibilità di finanziare gli accolli che sono tenuti a pagare i singoli privati cittadini, qui si blocca tutto. Quindi senza se, senza ma, chi vuole ricostruire deve poter consentire questa proroga. Il nuovo preziario sisma, perché è vero che noi abbiamo introdotto, devo dire con il commissario Legnini, su nostra proposta, la possibilità di far luogo all'applicazione del preziario regionale, che è stato aggiornato relativamente a questi incrementi, ma ci vuole un nuovo preziario sisma, è una procedura che deve essere oggetto di un intervento normativo, la richiesta è forte e specifica. La proroga del credito d'imposta per le imprese, altro tema su cui ci stiamo concentrando, c'è un tema che è tutto europeo, di corrispondenza e coerenza tra questa misura e quelle che sono le regole in materia di aiuti di Stato e quant'altro. Voi sapete che è sempre molto scivolosa la questione fiscale quando la respiri a Bruxelles o a Strasburgo. Detto questo, noi chiediamo anche che il credito d'imposta venga prorogato almeno fino al 2023 per poter far sì che il sistema delle imprese non si disallinei rispetto a questo argomento. Ultimissima cosa, noi chiediamo, e l'ha fatto il Presidente anche venerdì scorso, mi pare o giovedì, quando abbiamo avuto una cabina di coordinamento PNR-Sisma integrata con Sisma dell'Aquila, che il ruolo delle regioni sia decisivo, perché non c'è trasformazione sociale che tenga, che possa essere concepita solo a Roma, perché senza conoscere i nostri boschi è difficile pensare alle misure di forestazione, senza conoscere i nostri comuni e i loro angoli è difficile pensare alla rigenerazione urbana. È una rivendicazione che generalmente le regioni hanno fatto rispetto al governo nazionale sul PNR in quanto tale, noi la rafforziamo rispetto al fondo complementare del terremoto, perché mai come nel caso della ricostruzione e della rigenerazione si impone l'applicazione del principio della sussidiarietà, ovvero di spostare la decisione laddove è minore la distanza tra chi deve prendere la decisione e chi deve ricevere gli effetti. Questa è la sussidiarietà, noi pensiamo a questo modello che fra l'altro è stato un modello che ha dato tanta forza e tanta buona dimostrazione nella ricostruzione del 97. Pagina 12. 14. Buongiorno a tutti. Allora, mi riallaccio subito al discorso che faceva l'assessore Castelli riguardo al fatto che è ovvio che in questa nostra nuova visione strategica di rilancio dei borghi è ovvio che non è che vengono penalizzati i borghi che comunque si trovano anche nella costa, però un ecosistema funziona quando c'è un equilibrio e ad oggi l'entroterra è stato sempre, diciamo, la parte quella più penalizzata, colpita, partendo dallo spopolamento che arrivava prima del sisma fino a poi, insomma, dopo il sisma ovviamente la situazione si è accentuata, quindi le misure che sono state prese e che stiamo portando avanti sono volte al rilancio di questi luoghi, perché ovviamente sono luoghi che incarnano le nostre identità, le nostre tradizioni e quindi l'essenza della nostra regione, e quindi le azioni strategiche che abbiamo individuato all'interno anche della PDL sul rilancio dei borghi, quindi insieme alla creazione dell'albergo diffuso, magari su cui parlerà in modo più approfondito il Presidente, che è anche la delega al turismo, sono state tutte azioni
che puntano alla rinascita di questi territori che hanno veramente, sono veramente impregnati di una grandissima cultura. Quindi le azioni ovviamente sono improntate a livello culturale, ma sono messe tutte quante in rete, perché appunto si parla di digitalizzazione di questi borghi, perché devono essere borghi accessibili e anche al rilancio dell'artigianato locale, che poi è sempre cultura. Come sapete, le iniziative che abbiamo portato avanti, su cui c'è stato proprio un capitolo specifico all'interno del progetto Marche Storie, che ha attinto risorse proprio nell'ambito di misure proprio per l'area del cratere, è stato il progetto appunto culturale che c'è stato nelle prime 3 settimane di settembre, e tantissimi borghi del cratere, dell'area del cratere, hanno partecipato con eventi, con diciamo mettendo al centro le tradizioni e le identità di questi luoghi, raccontando delle storie, le leggende, i miti che appunto li caratterizzano. E quindi con questa azione noi abbiamo rimesso, ecco, al centro intanto la cultura del territorio, che parte proprio dalle radici, le loro storie. E quindi vedere questi borghi ritornare comunque in vita per un periodo così lungo di 3 settimane, che questi borghi erano comunque in festa, quindi insieme agli spettacoli culturali ovviamente c'erano anche tutto il discorso enogastronomico, anche tutto il discorso della vendita dei prodotti locali, artigianali. Ecco, questo significa fare delle azioni sinergiche, questa sorta di festival, se così lo vogliamo chiamare, dei borghi, ecco, va in questa direzione. Questa è stata la prima edizione, ne seguiranno altre, perché ovviamente questa è una delle linee strategiche che porteremo, e strutturali che porteremo comunque avanti, e nonché le azioni che si sono fatte anche a livello di restauro di opere d'arte, perché abbiamo fatto varie mostre proprio per diciamo celebrare il restauro di questi tesori, che ovviamente erano stati danneggiati dal terremoto. L'ultimo adesso ci sarà il 30 a Camerino, ne era stata fatta una al Forte Malatesta, anche al Pio Sodalizio dei Piceni, quindi come anche la ricostruzione, che ovviamente ha ad oggetto anche tantissimi luoghi di cultura, tra cui ovviamente i luoghi di culto. Quindi stiamo andando in questa direzione di rinascita, però ecco, oltre che a ricostruire, serve poi fare delle azioni sostanziali, perché se no ci ritroviamo come nei casi che ovviamente purtroppo abbiamo assistito per quanto concerne l'attività scolastica, di scuole ricostruite, nuove, antisismiche, che però ovviamente sono semivuote per il problema appunto del numero basso di studenti per classe. A tal proposito, recentemente, neanche 2 settimane fa, abbiamo fatto un'ulteriore riunione con i sindaci dell'area del cratere, con alcuni rappresentanti, insieme al Ministero, perché è allo studio anche qua un emendamento che abbiamo portato avanti ormai da tanto tempo, e lo riproponiamo adesso in legge di bilancio. Speriamo che questa sia la volta buona, cioè nel senso, noi non ci fermiamo a lottare verso questa direzione, quindi continuiamo ad andare avanti verso questa direzione, perché il presidio scolastico è fondamentale, come anche tutto il discorso che abbiamo portato avanti con la ricostruzione anche delle palestre di questi comuni dell'area del cratere, e abbiamo anche qua individuato risorse importanti anche proprio per incentivare con dei bandi con lo sport proprio in queste aree. Ecco, fatto proprio un excursus molto molto veloce per quanto riguarda le mie deleghe e le azioni che sono state poste in essere proprio in queste aree, perché ecco, penso che tutti i settori debbono andare verso questa direzione. Quindi mi fermo qua, vi ringrazio, lascio la parola al Presidente. Grazie all'Assessore Castelli e all'Assessore Latini, che hanno raccontato un po' di quelle che sono state le nostre azioni di natura amministrativa e di programmazione in questo primo anno di governo alla guida della Regione Marche e in questa fase della ricostruzione. Diciamo però con chiarezza che, se da una parte
quel collo di bottiglia che si era creato, che era diventato, diciamo, anche un limite palese percepito da tutti alla ripartenza, alla ricostruzione, sia stato allentato dal cambiamento delle norme. E ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, il commissario Legnini e l'ufficio speciale per la ricostruzione, che c'è qui l'ingegner Babini, per aver veramente dato un impulso importante. Però non ci dobbiamo dimenticare e scordare che in questa fase dobbiamo lavorare con più determinazione, consapevoli di un fattore, che le pratiche presentate rappresentano un terzo rispetto al complessivo, e che quindi dobbiamo continuare ad essere all'altezza di un'aspettativa molto molto elevata. Quindi è ripartita la ricostruzione, sì, dobbiamo però continuare a dare un forte impulso sia alla ricostruzione privata e sia alla ricostruzione pubblica, perché sono gli elementi essenziali su cui, i presupposti essenziali su cui poter poi ricostruire la ripartenza sociale ed economica di quel territorio, la programmazione che viene dopo, contemporaneamente ma dopo, perché se non c'è chi torna a vivere su questi territori, se non ci sono i servizi su questi territori, difficilmente si può immaginare una ripresa importante e seria. Quindi in questo senso noi ci impegneremo, perché degli ostacoli un altro collo di bottiglia può essere immaginato da quello che diceva prima l'assessore Castelli, cioè dall'aumento del prezzo delle materie prime, dal fatto che la scarsità delle imprese disponibili a lavorare in questo momento sulla ricostruzione sia molto palese. E poi sono altre variabili che stanno, il super bonus, che se non prorogato significherebbe in sostanza rischiare di interrompere di nuovo questa fase di ricostruzione. Sono aspetti a cui noi guardiamo con estremo interesse e su cui vogliamo coinvolgere la filiera istituzionale, come è fatto. Il commissario Legnini è consapevole di queste vicende, di queste questioni. Noi però vogliamo anche fare un appello diretto al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica, che sempre hanno mostrato disponibilità su questo tema e su cui credo che nessuno di noi può tirarsi indietro, perché si tratta di dare risposte a chi domani da 5 anni sostanzialmente ha perso tutto. Quindi è importante la convergenza della volontà istituzionale, è importante la consapevolezza delle azioni da mettere in campo. È importante anche l'atteggiamento, secondo me, dove noi dobbiamo lavorare per dare risposte, rallegrarci dei risultati raggiunti, ma immaginare che il lavoro da svolgere è enorme, perché i territori colpiti dal sisma in gran parte ancora questi risultati che sono sulle carte non riescono a percepirli fisicamente, materialmente. Il fatto che fisicamente e materialmente siano poco percepiti può ingenerare un'ulteriore fase di sfiducia. Quindi lavorare con la filiera istituzionale, restare uniti rispetto alla necessità di far ripartire in maniera più veloce e più celere possibile anche queste altre fasi della ricostruzione, e dall'altra parte partire con un'idea chiara di quella che è la visione che noi vogliamo dare al territorio del cratere sismico, per far sì che le opportunità che il PNRR ricostruzione, che il CIS, che la programmazione europea, che il PNRR regionale ci potranno dare, potranno essere calate e coordinate su questi territori. È un lavoro enorme quello che dobbiamo fare. Dico che in questo lavoro enorme il ruolo che noi abbiamo è un ruolo importante, lo comprendiamo, però è fondamentale mantenere il rapporto che noi abbiamo voluto fortemente, facendo tantissime riunioni con i sindaci, il rapporto con il territorio, perché nella ricostruzione noi dobbiamo andare a ridisegnare una visione, una prospettiva che già era in forte crisi di identità prima delle vicende sismiche. Quando dico che era in forte crisi di identità, dico che questi territori erano oggetto di uno spopolamento che era praticamente palese a tutti, c'era una crisi infrastrutturale che era palese a tutti, c'era già una carenza dei servizi che era palese a tutti. Ecco, allora noi dobbiamo lavorare sempre con più forza e determinazione al raggiungimento di questi obiettivi. Mi sembra che siamo sulla strada buona, perché col CIS abbiamo ottenuto comunque una prima
porzione di investimenti finanziati che saranno nevralgici, perché dopo la ricostruzione delle case e della ricostruzione pubblica, quindi di tutto quello che riguarda il pubblico, si potrà innescare un virtuoso ritorno delle attività economiche e dei servizi. Col PNRR ricostruzione abbiamo individuato alcune linee strategiche fondamentali sulla digitalizzazione, che è un aspetto fondamentale, ma anche nelle infrastrutture materiali, perché ci sono 100 milioni di progettazione e costruzione di opere che saranno, non dico fondamentali, cioè che sono nevralgiche per la competitività dei territori che altrimenti restano isolati e irraggiungibili e che nessuno potrà veramente riportare ad essere territori imprenditorialmente e socialmente forti e autorevoli anche dal punto di vista culturale e turistico se non ci saranno infrastrutture in grado di collegarli in maniera rapida. Quindi questi 100 milioni sono importanti. A dire il vero, l'assessore Castelli sa quanto abbiamo dovuto lottare per avere questi 100 milioni. L'idea della giunta regionale era di destinare molto di più rispetto ai 100 milioni. Questo non ci è stato possibile perché sia il Ministero che gli altri enti hanno ritenuto che con il PNRR bisognava arrivare entro il 2026 alla consegna della rendicontazione, non avendo una progettazione a disposizione non avremmo avuto i tempi necessari per realizzare le opere entro questo tempo che è diciamo, individuato come tempo massimo. Certamente quello che è successo in questo anno è molto rilevante, perché chi conosce quei territori sa quanto la Pedemontana e la Montimare siano opere infrastrutturali necessarie, quanto la digitalizzazione e altri interventi che sono in studio sono fondamentali per restituire competitività a quei territori, quanto alcuni dei progetti approvati con CIS che noi cercheremo anche mettere al centro delle iniziative politiche e programmatorie della regione, quelli che non sono stati finanziati, saranno importanti per i territori colpiti del cratere. Però ecco, io faccio un appello a tutti affinché quanto accaduto questo primo anno sia la base di inizio per una risposta che sia ancora più forte e ancora più concreta. Questo non significa che non è stato fatto bene, io lo voglio dire, perché poi so il lavoro che hanno svolto l'assessore Castelli, l'ingegner Babini, tutto quello che è stato l'ufficio speciale della ricostruzione, il commissario Legnini, so anche il grande sforzo che è stato compiuto da tutte le amministrazioni locali per arrivare a questo punto. Però quello che dico, e voglio far insomma tutti partecipi di questo messaggio, è che l'aspettativa è talmente elevata, talmente forte, la voglia di ripartire quei territori, la necessità di ritornare alla normalità o a una pseudo normalità è talmente forte che noi dobbiamo moltiplicare gli sforzi e moltiplicare le iniziative affinché quanto prima si possano cogliere in maniera forte e inequivocabile anche nei luoghi la capacità di rivedere proprio quella vita, quella quotidianità che prende corpo. È sicuramente il nostro un obiettivo molto ambizioso, ma come dicevo prima ne vale la pena e ne vale anche tutto quello che ne consegue, perché abbiamo percentualmente una porzione di territorio troppo grande rispetto ai destini di tutta la regione. Cioè, se non riparte il cratere non riparte la regione. E in questo momento, con tutte le risorse messe a disposizione, credo che sarebbe un peccato enorme. Quindi stiamo lavorando con determinazione. Su questo è necessario che il governo centrale, la nostra parte la stiamo facendo, su questo è necessario che il governo centrale dia segnali inequivocabili. Perché il costo delle materie prime, perché il super bonus, e perché l'altro aspetto che è il preziario del sisma, e la disponibilità, la carenza di imprese che possono venire a lavorare è un altro elemento dirimente. Cioè, stando il super bonus a livello nazionale e stando la situazione che si è creata in questo momento in Italia,
se noi non risolviamo, affrontiamo con le categorie specifiche questa situazione, si creerà inevitabilmente un altro collo di bottiglia che rallenterà una ricostruzione che già è partita tardi e che, se noi non riusciamo oggi a dare risposte, a dirimere questi nodi con il governo centrale, credo purtroppo che ci potranno essere dei problemi. Quindi, sotto questo punto di vista, l'invito e l'appello al presidente Draghi e al presidente Mattarella affinché ci aiutino a risolvere queste situazioni che oggi rappresentano un ostacolo che la regione da sola non può risolvere. Se non ci sono altri interventi o se ci sono domande, siamo a disposizione. Ecco, dicevo, mi faccio la domanda, mi do una risposta, perché volevo parlare anche un attimo di macerie. Fra le questioni che creano difficoltà alle imprese c'è anche questa faccenda delle macerie. Come stanno le cose? Ci stiamo lavorando con l'USR, con la struttura commissariale. Gli impianti che ricevono macerie per poi lavorarle e trasformarle in aggregati riciclati pronti per l'uso hanno un problema. Teoricamente hanno ancora possibilità di ricevere materiale, ma i loro piazzali sono pieni di materiale già lavorato e riciclato. Purtroppo il mercato non è conformato in maniera tale da ricevere, da chiedere questo materiale, quindi i piazzali sono ingombri. E quindi un impiantista, e questa è una cosa molto problematica, che è stata ripetutamente segnalata anche dalle organizzazioni di categoria, e noi stiamo cercando di proporre una soluzione che passa soprattutto per due strade. La prima, consentire attraverso l'introduzione di norme urbanisticamente appropriate la possibilità di adibire a piazzole di stazionamento temporanee di aggregati riciclati delle aree che magari sono agricole e che senza troppe difficoltà burocratiche potrebbero essere allestite in fretta per far sì che si possano spostare questi aggregati riciclati togliendoli dalla disponibilità degli impiantisti che hanno le difficoltà. La seconda cosa, che è pienamente aderente ai principi dell'economia circolare, è quella di chiedere, in questo caso l'intervento deve essere di natura nazionale, norme adeguate a far sì che questi aggregati possano essere tempestivamente, senza troppe criticità, usati per, come diceva, tombare le cave. Ci voglio tornare su questo argomento perché è veramente un argomento decisivo. Nel frattempo abbiamo preso contatti con RFI, Quadrilatero SPA e altri grandi driver di costruzioni, perché quando metteranno mano ai molti interventi che nelle Marche dovranno essere portati avanti, possano utilizzare per quanto possibile questo materiale riciclato, che è di diversa qualità, perché c'è del pietrisco che obiettivamente non ha un grande pregio ai fini anche di un possibile impiego nel ciclo dell'edilizia, e quindi sappiamo che il problema è evidente soprattutto relativamente a questo materiale. C'è materiale di maggior pregio invece che può essere usato per fare le massicciate della ferrovia, per ricostruire e riprofilare i nostri porti ove necessario, e da questo punto di vista non mancheremo anche di programmare questo genere di disponibilità. Però non è solo nel medio tempo che prefigura il problema è oggi, anche perché potrebbero esserci dei fenomeni di aumento dei prezzi che potrebbe complicare ulteriormente la materia, cioè gli impiantisti che magari hanno, alcuni di loro, ancora spazio nei loro piazzali, potrebbero essere tentati dal aumentare i prezzi e allora torneremmo nelle difficoltà. Voglio ringraziare anche l'assessore Baldelli, il quale, dopo aver provveduto ad un aggiornamento del prezziario regionale il 29 giugno scorso, si appresta ad un ulteriore aggiornamento dinamico
per il prossimo dicembre, così che questa è stata la soluzione che abbiamo condiviso con il commissario Legnini, in attesa che vi sia il nuovo prezziario cratere, davvero corrispondente ai prezzi di mercato, si possa alternativamente optare per il prezziario regionale una volta aggiornato. E quindi cerchiamo di dare respiro alle imprese che hanno questo problema e l'altro, su cui chiudo se non ci sono altri interventi, che è la carenza di manodopera. Qui non si trovano operai. E oggi abbiamo approvato anche con l'assessore Aguzzi, che è andato via, ma esatto, un piani di formazione che possano anche consentire sia la, come dire, l'adattamento professionale di operai che devono essere ulteriormente formati lavorando già, ma soprattutto la possibilità di formare disoccupati di lunga durata rispetto alle esigenze della ricostruzione, perché non solo nell'edilizia, come è nota, non si trova materiale. Credo che la Camera di Commercio abbia fatto proprio in queste ore un esame. C'è un drammatico problema di forza lavoro che non si trova, non solo nel sito, ma più in generale. Noi cerchiamo di dare una risposta per quanto ci riguarda. Ah, ecco, no, questo lo facciamo dire, scusate, siccome non abbiamo fatto. C'è una cosa su Arquata che è bene che dica il nostro. No, grazie a tutti. Un inciso, probabilmente si era deciso di non parlarne adesso perché è un'iniziativa che sta per partire. Però sostanzialmente, raccogliendo l'invito del Presidente e dell'Assessore, ci siamo preoccupati del fatto che pur con tutta l'attività e l'incremento di produttività dell'Ufficio per la Ricostruzione che c'è stato, non c'è ancora la percezione evidente della ricostruzione dei vecchi borghi che sono in gran parte completamente distrutti. Quindi in sostanza, per quel discorso importantissimo di ricreare fiducia in quelli che sono i nostri territori, stiamo sviluppando un'idea di ricostruzione complessiva dei vecchi borghi distrutti, mista pubblico e privato. La sfida è quella di riuscire ad avere sia i progetti delle strutture pubbliche, quindi parliamo di terrazzamenti, parliamo di infrastrutture, parliamo di sottoservizi, di tiranti, di ricostruzione delle condizioni territoriali per poter rimettere a posto i fabbricati e contemporaneamente gli involucri edilizi, i progetti architettonici degli involucri edilizi dei fabbricati, in modo che siano compatibili con le strutture di contenimento dei terreni, di rifacimento dei terrazzamenti, con l'obiettivo di arrivare ad avere entro la metà dell'anno prossimo la documentazione progettuale, le specifiche di riferimento per un appalto integrato che dovrebbe essere aggiudicato presumibilmente, non diamo indicazioni temporali, ma entro il prossimo anno, in modo che possa partire contemporaneamente la ricostruzione pubblica e privata insieme e dare così la percezione della rinascita fisica, oltre a quella, diciamo, morale che è organizzativa di cui si è parlato, dei nostri borghi. Partiremo con Arquata. Poi ci sarà Castel Sant'Angelo sul Nera, visto, e questo tutto in relazione al potenziamento che riusciremo a fare dell'Ufficio per la Ricostruzione con l'attività di supporto ai comuni. Se non ci sono domande, non ci sono domande, grazie. Bene, evviva. Grande rete.